4 novembre, San Carlo Borromeo, uno dei santi più importanti della Riforma cattolica, altrimenti detta Controriforma. Lui nasce nel castello di Arona nel 1538. La sua famiglia è tra le più ricche e nobili d'Italia. La madre appartiene addirittura alla famiglia dei Medici. Il padre, Gilberto Borromeo, è tra i primi consiglieri, del re di Spagna, imperatore Carlo V. E la madre appartiene a una delle famiglie più potenti del mondo, la famiglia dei Medici, appunto, Margherita dei Medici. E cresce con la formazione, gli studi propri del suo stato. Lui aveva un fratello maggiore, erano solo due figli. Il fratello maggiore Federico era destinato a prendere il posto del padre, mentre lui, che era cadetto, Carlo, avrebbe dovuto intraprendere la carriera ecclesiastica. E così fu: a 12 anni divenne abate, ma egli volle devolvere, pensate un po', a 12 anni, tutti i proventi della sua ricca abbazia per i poveri. E studia a Pavia, studia a Milano, si laurea in utroque iure, cioè nell'uno e nell'altro diritto, diritto civile e diritto canonico. All'età di 21 anni avviene un cambiamento epocale nella sua vita, e cioè il fratello della madre, Giovannangelo dei Medici, diventa papa con il nome di Pio IV. Naturalmente i due fratelli, sia Federico che Carlo, vengono chiamati a Roma. Federico diventa il ministro della difesa, potremmo dire così, dello Stato Pontificio, e invece Carlo viene a 21 anni creato cardinale e diventa segretario di Stato. Era capacissimo, intelligentissimo, un caso felice il suo di nepotismo. Cioè, è vero che lui diventò cardinale e prima era diventato abate a 12 anni, cardinale a 21 anni, ma furono scelte azzeccatissime, perché egli seppe portare con dignità e con competenza questi incarichi. Da segretario di Stato, naturalmente, aveva un ascendente fortissimo sullo zio, anche perché lo zio li amava in modo singolare, questi due nipoti, perché la sua sorella, la loro madre, era morta quando loro erano piccolini. E tra le cose più importanti che San Carlo suggerisce allo zio Pio IV, vi è la riconvocazione del Concilio di Trento. Il Concilio di Trento viene riconvocato nella sua ultima sessione, e viene portato a termine magnificamente, e questo dà un grande impulso alla riforma della Chiesa Cattolica. Intanto però avviene il disastro, cioè muore improvvisamente Federico, e Carlo, che aveva sempre avuto un comportamento dignitoso, mai si era abbandonato alla mondanità, però aveva un palazzo, aveva dei servi, era appassionato di letteratura, quindi gestiva anche diverse accademie letterarie, cambia completamente, diventa penitente, diventa povero, diventa uomo di grande preghiera, si fa ordinare sacerdote, perché ancora non era sacerdote, era diventato cardinale, ma come se fosse rimasto ancora semplicemente seminarista. E lo zio addirittura lo rimprovera pure per il rigore della sua penitenza, lo zio Papa, ma poi alla fine lui la spunta sempre, era lui a comandare quando lo zio era Papa. Si fa nominare arcivescovo di Milano e prende possesso della diocesi, però solo quando lo zio muore,
viene eletto Papa Michele Ghisleri col nome di Pio V, San Pio V, e lui poteva essere eletto lui Papa, ma rifiuta. Diventa arcivescovo di Milano e qui si dà alla piena attuazione del Concilio di Trento, alla piena riforma della Chiesa, riforma gli ordini religiosi, chiama le nuove congregazioni come i Teatini e i Gesuiti, i Barnabiti a svolgere ruoli importanti nella diocesi, dà l'esempio prima lui e poi predica, riforma anche architettonicamente le chiese all'interno e all'esterno. È uomo in tutti i sensi magnifico, soprattutto sul piano spirituale, teologico e pastorale. È il più grande vescovo dei tempi moderni, sicuramente come vescovo di Milano, la diocesi più grande del mondo, che ancora adesso è la più grande del mondo, diciamo, ma allora era ancora più grande e comprendeva territori dalla Svizzera, dal dominio dei Savoia, dalla Liguria. Questa diocesi viene riformata completamente. In particolare lui si distingue nella peste di Milano e la fa vivere con carità ai volontari e con carità ai sofferenti. Muore a 46 anni, sfinito dalle sue fatiche spirituali, avendo scampato la morte diverse volte, soprattutto nel momento in cui voleva riformare l'ordine degli umiliati, che poi soppresse, e fu colpito con un colpo di archibugio, di fucile, ma inspiegabilmente il vestito si strappò, ma lui ne uscì indenne. San Carlo Borromeo, vescovo magnifico, vescovo santo, vescovo esemplare, prega per noi.